benvenuti sul canale NDA Italia, Esperienze Oltre il Velo, dove condividiamo le esperienze di premorte di persone che raccontano di aver visitato l'altro lato e di essere tornate. L'NDA di oggi è di Lorna. Ecco la sua esperienza. Mi chiamo Lorna Byrne e vengo dall'Irlanda. Sono nata a Dublino e lì ho trascorso la mia giovinezza, fino a circa 7 anni. Poi ci siamo trasferiti a Ballymun. Anche lì mi piaceva, era come un po' trasferirsi in campagna. Eravamo molto poveri, il cibo scarseggiava. Sapete, la maggior parte delle volte si mangiava solo pane e marmellata. Ricordo i miei genitori che facevano fatica a comprare vestiti per noi figli, per loro stessi non ne parliamo. Direi che non mangiavo a sufficienza e così ho iniziato a soffrire di malnutrizione. Erano davvero tempi duri. Una volta sono andata da mia zia e ancora oggi ricordo come se fosse ieri la colazione che ci hanno offerto una mattina. C'erano salsicce, pancetta, uova, pomodori e toast. Era il pasto più abbondante che avessi mai visto. Riesco ancora a visualizzare quel pasto, sapete? Ero scioccata da tutta quella roba per me. Credo che in quel momento mi abbia colpito davvero la nostra povertà. Nonostante gli alti e bassi che ho affrontato, tutto faceva parte del percorso. Credo che tutte quelle esperienze mi abbiano resa la persona che sono oggi. Beh, immagino che crescendo non sapessi di essere diversa. Ero l'ultima a parlare, forse verso i 2 anni e mezzo. I medici dicevano a mia madre che ero ritardata, ma anche quello era dovuto a una dislessia che allora in Irlanda veniva considerata un handicap. Se un bambino veniva considerato tale, di solito veniva messo in un istituto. Questo è quello che mi veniva ripetuto costantemente durante la crescita, anche da adolescente. Era come dire, tieni la bocca chiusa, non fagli capire che sei stupida. A scuola venivo messa in fondo alla classe e gli insegnanti non mi degnavano di uno sguardo. A volte piangevo e scappavo via per i campi, lo facevo sempre. Era come se, in un certo senso, crescendo, io non esistessi nel mondo umano. Suppongo di essere stata più in contatto con la mia anima che con la parte umana di me. A volte, quando qualcuno era crudele e diceva qualcosa di veramente cattivo o sentivo commenti maleducati dagli adulti, gli angeli mi confortavano. Mi dicevano che loro non capivano. Vedo gli angeli fisicamente e per me è normale e naturale. Fin da quando ero bambina non sapevo che fossero angeli. Erano semplicemente lì, intorno a me. Gli angeli sono di una bellezza straordinaria. Le loro ali sono così sottili e delicate. Si muovono dolcemente come la seta o la nebbia. Sono stupefacenti. Sapete, gli angeli sono stati i miei migliori amici, i miei insegnanti, e tutto ciò che so l'ho imparato da loro. Mi hanno insegnato a vedere davvero. Gli uomini hanno perso il dono di vedere. Si basano solo sulla vista. Guardatevi intorno in una stanza, ma non avete visto veramente ciò che c'è in essa. Io non sto solo guardando voi. Sto guardando tutto ciò che c'è tra me e voi e si muove continuamente. È l'aria, è il vento, è la polvere di stelle dell'universo, è tutto. E poi vedo gli angeli e anche i cari che vengono solo per un momento, come dico sempre, di sfuggita, e poi se ne vanno. L'altro angelo incredibile è l'angelo custode, è il vostro angelo ed è l'unico angelo che è con voi ogni singolo secondo della vostra vita. Credo che sia qualcosa di molto importante da ricordare. Se vi sentite privi di grazia, ricordatevi del vostro angelo custode. Siete unici, siete perfetti, non c'è nessun altro al mondo come voi e vi ama incondizionatamente. Non sono mai potuta andare al college
perché non sapevo né leggere né scrivere, ma sono stata educata in modo diverso. Ho avuto i migliori insegnanti del mondo, gli angeli e persino le anime dei cari che mi hanno sempre guidata lungo tutta la mia vita. Da quando ero bambina, gli angeli mi dicevano che c'era qualcosa che non andava nel mio stomaco. Avevo sempre avuto problemi, ma non mi sono mai lamentata, fino al giorno in cui mi hanno detto di andare dal medico. Così sono andata dal dottore e gli ho semplicemente detto che avevo problemi di stomaco. Mi ha mandato da uno specialista che ha fatto degli esami e mi ha prenotato subito per un intervento quando ha visto cosa c'era che non andava. Ha rimosso tutto l'intestino crasso e una buona parte del tenue del mio stomaco ed è stato in quel momento che sono morta. Ho lasciato il mio corpo umano e sono andata dritta in paradiso. È stato tutto molto veloce, come se in un istante fossi lì. È davvero difficile da descrivere. Nessun dolore, niente, sei perfetto. Non era il corpo che giaceva sul letto con infermiere e dottori intorno a me, ma la tua anima è quella scintilla di luce di Dio, del Creatore. Tu sei parte di Dio. E per me questo è qualcosa di così incredibile. Credo che l'umanità non l'abbia ancora capito. Hai la scelta, hai il libero arbitrio di diventare consapevole della tua anima. Mio padre era lì, un uomo che amavo moltissimo e che adorava pescare. La sua anima appariva come se avesse solo 20 anni. Mi piaceva il cappello che aveva in testa, con tutte quelle piccole mosche che aveva fatto lui. Era come se per tutte le altre anime e gli angeli si stesse aprendo lentamente un varco e io sono corsa verso di lui. Anche se questa è la mia anima, il mio corpo umano non c'era. Le mie braccia sembravano così umane, ma non lo erano. Era una luce incredibile. Sai, mi sono avvicinata a lui e l'ho abbracciato forte. Era come il contatto di due anime. Dio che tocca Dio, in quel senso, perché è quello che è la tua anima. Ed è stato così incredibile. E per me questa è una cosa di cui non dobbiamo preoccuparci. I tuoi cari non sono morti, è solo il loro corpo a esserlo. A volte sentiamo di dover lasciare un posto in cui li lasciamo indietro, ma non è così. Non puoi mai lasciarli. Puoi andare ovunque nel mondo o nell'universo e loro possono essere lì con te quando ne hai bisogno. Puoi sentire la loro presenza. Potresti persino intravederli. Potresti persino sentirli. I nostri cari ci mandano messaggi continuamente, ci guardano le spalle. Non dovremmo aspettare che arrivi il nostro momento per tornare a casa in paradiso per credere. Perché non ci crediamo adesso? Era come se fossi su un tapirulan. Ero lì, ferma, e gli angeli che conoscevo erano con me. Erano come i pilastri altissimi e alcuni di loro mi guardavano dall'alto, sorridevano e mi dicevano di sbrigarmi. Anche se erano lì, così in alto, potevo sentire la voce così chiara. Dio era lì e mi stava dicendo: «Lorna, devi tornare indietro. Hai ancora moltissimo da fare. Non devi nasconderti da me». Questa è una cosa di cui Dio si lamenta sempre, anche oggi. Dice continuamente: «Lorna, perché continui a nasconderti da me? Lo faccio sempre». E io ho detto a Dio: «Perché non posso nascondermi qui? Nascondermi qui è molto meglio che nascondermi nel mondo umano». E lui ha detto: «Devi smetterla di nasconderti, devi tornare indietro». E sono tornata indietro. Non volevo, non mi piaceva l'idea. E so che molte persone direbbero: «Perché sei tornata? Cos'è questa grande cosa che devi fare?» È semplice, si riconduce all'amore. Sì, l'umanità si aspetta qualcosa di più grande dell'amore, ma semplicemente non lo capisce. Sono rimasta in terapia intensiva per quasi 2 settimane. Stavo così male. Ero ancora attaccata a una macchina per respirare. Ricordo che il chirurgo veniva a trovarmi ogni tanto. A volte posava semplicemente la mano sulla mia. Una cosa che adoravo era vedere tutti quegli angeli intorno al mio letto, e così tanti anime che non conoscevo nemmeno.
Era come una processione di angeli e anime che si muovevano costantemente lungo il mio letto, migliaia di loro. Mi ricordo anche di quando hanno deciso che potevo respirare da sola e hanno tolto quei tubi. Poi il chirurgo è tornato ed è rimasto piuttosto stupito quando gli ho detto il mio nome. Mi ha chiesto se sapevo dove fossi e gli ho risposto di sì, che ero in un ospedale e che lui mi aveva operata. Mi guardava con occhi sgranati e poi mi ha detto: «Sapevi? Sei stata morta per 10 minuti. Non dovresti essere in grado di parlare. Ci aspettavamo danni cerebrali. Eri morta. Non sappiamo come siamo riusciti a riportarti indietro». Poi ho incontrato un bellissimo giovane di nome Joe e ci siamo innamorati. Una cosa che ricordo sempre è che prima di sposarci ero seduta in macchina con lui e gli angeli mi dicevano che dovevo dirglielo. Ero molto spaventata di rivelare a Joe che potevo vedere gli angeli fisicamente, ma ho fatto quello che mi era stato detto. Gli ho semplicemente detto: «A proposito, vedo gli angeli fisicamente e li ho sempre visti». Ricordo ancora che mi ha guardato e ha detto: «Solo preti e suore hanno esperienze spirituali». Mi ha dato un bacio sulla guancia, sono scesa dalla macchina e ho detto agli angeli e a Dio: «Vedete, ve l'avevo detto che vi sbagliavate». Naturalmente non si sbagliavano e così ci siamo sposati e abbiamo vissuto a Maynott in una piccola casa con 4 figli. La salute di Joe ha iniziato a peggiorare. Alla fine ha subito un intervento al cuore. Ha avuto un bypass coronario, degli ictus e il diabete. Ricordo sempre di essere entrata a letto e di aver visto il suo angelo custode proprio accanto al letto. Mi è stato detto che non si sarebbe svegliato e che dovevo solo restare lì accanto a lui. Ho preso il telefono, ho composto il numero delle emergenze e ho raccontato quello che stava succedendo. Poco prima che arrivasse l'ambulanza, avevo già visto il suo angelo custode cambiare posizione e l'anima di Joe lasciare il suo corpo. La stanza si è illuminata di una luce intensa. Ricordo ancora mio figlio Neil che entrava correndo nella stanza e faceva del suo meglio per rianimare il suo padre. Volevo dirgli che suo padre se n'era andato, che non poteva rianimarlo, ma non riuscivo a farlo. È stato davvero molto difficile per tutta la mia famiglia, per i miei figli. Dopo la morte di mio marito Joe, ricordo sempre che l'arcangelo Michele mi si è avvicinato e mi ha detto: «Lorna, ho un messaggio per te. Dio dice che è arrivato il momento di scrivere il tuo primo libro». Ricordo che quel giorno dissi all'arcangelo Michele: «Non so nemmeno leggere o scrivere. Come può Dio aspettarsi che scriva anche solo un libro?» Pensavo che Dio avesse sbagliato tutto, che gli angeli avessero sbagliato tutto, che si fossero completamente confusi. Ricordo che cercavo di trovare il coraggio di dire a qualcuno che avrei scritto un libro. Avevo paura di essere ridicolizzata ed è una cosa di cui mi lamentavo con l'arcangelo Michele, con tutti gli angeli e con Dio. «Non voglio essere ridicolizzata e derisa», dicevo, «ma mi è stato detto di avere coraggio». Un giorno bussarono alla porta. C'era un uomo davanti alla porta e gli chiesi se voleva entrare per una tazza di tè e salutarlo. Mi disse che sarebbe rimasto solo pochi minuti e rimasi completamente scioccata quando lo vidi portare dentro una scatola enorme. La mise sul tavolo e disse semplicemente: «Questo è per te», e poi se ne andò. Dentro, per la prima volta in vita mia, c'era quello che credo fosse il mio primo computer portatile. C'erano anche una stampante e un software per la lettura vocale. Mi girai verso l'arcangelo Michele e dissi: «Ma io non so usare queste cose». Loro risposero che servivano per scrivere i tuoi libri. Un giorno arrivò l'angelo Elia e disse: «L'aiuto sta arrivando». Dei vicini di casa del villaggio, marito e moglie, mi chiamarono e gli dissi di avere questo computer, questo laptop. Lo configurarono e gli dissi che ero dislessica e non sapevo né leggere né scrivere. Risposero di non preoccuparmi
che mi avrebbero mostrato che dovevo solo premere uno, due, tre tasti. Ed è così che è nato Angels in My Hair. La gente dice, sai, nella tua vita è cambiato tutto. Ma per me non è cambiato niente, sono ancora io. Ma adesso non devo più preoccuparmi di avere il cibo in tavola. Piuttosto, ciò che mi preoccupa è che voglio fare tutto ciò che Dio e gli angeli mi hanno chiesto e non mi hanno ancora rivelato tutto. Quindi sono anche un po' sotto shock. A volte dico a Dio, chi credi che io sia? Sai, in quel modo, vuoi che ti dica questo, vuoi che faccia quello? L'altra cosa che mi preoccupava era come se dovessi chiamare Dio. Sai, Gesù, Allah, tutti i nomi. Ci sono centinaia di nomi per Dio. Il Beato, c'è il Padre, il Figlio. Ci sono così tanti nomi in così tante lingue diverse. E l'unica cosa che Dio mi abbia detto è stata «Lorna, come mi chiami?» E io ho guardato e ho detto «Dio, naturalmente». E lui ha semplicemente detto «Dio è universale, usa la parola Dio». Una cosa che Dio dice spesso è «Molti sono chiamati, pochi sono scelti, e pochissimi di quei pochi scelti dicono di sì». Ma alcuni di quelli che sono stati scelti hanno detto di sì, ed è così che è nato il santuario in Irlanda. Non sarebbe esistito se non avessero detto di sì. Nel santuario ora coltiviamo cibo, e quello che facciamo col cibo è che nutriamo quante più persone possibile. Riempiamo scatole e le distribuiamo ai vicini, alla gente del posto, le diamo ai rifugi per i poveri. Vorrei poter aiutare più persone nel mondo. So di scrivere libri, tenere discorsi e fare seminari, ma non posso fare di più a meno che alcuni di quei pochi eletti dicano sì. Mi viene sempre chiesto della preghiera. Una cosa che vorrei dire sulla preghiera è che è molto potente. Spesso userei l'espressione «può spostare montagne, può cambiare il mondo», se tutti pregassero un po' di più, non solo per se stessi o per la propria famiglia, ma per lo straniero, per qualcuno che non si conosce. E molte persone direbbero, ma come prego? Beh, stiamo pregando adesso, perché stiamo parlando di Dio e degli angeli, stiamo parlando dell'umanità, dell'amore e della compassione, stiamo parlando della nostra anima, quindi in realtà stiamo in preghiera. E per me la preghiera è semplice. Sai, non devono essere un milione di parole. Può essere una parola, un pensiero, un'azione. Quindi, se vuoi stare in piedi e pregare e ballare o cantare o vuoi nuotare e quella è la tua preghiera di vita, allora stai mettendo quella luce e quella speranza della preghiera che viene dalla tua anima nel mondo. E tutto si collega, tutto. Abbiamo tutti bisogno di dare speranza a questo mondo umano e ad ogni essere umano, perché la speranza ci dà la vita, la speranza ci dà uno scopo, la speranza ci dà un sogno. La speranza ci aiuta anche a fare quel passo avanti sulla strada. Se tutti noi dessimo più speranza e più amore, potremmo cambiare il mondo dall'oggi al domani. Lo so, potremmo farlo. Vedo così tanto bene, davvero tanto bene. Si sente parlare spesso di cose negative e brutte, ma l'amore e il bene superano quelle cose di milioni di volte. Non ho mai chiesto a Dio qual è il mio scopo nella vita. La vivo, perché vivere la vita è il tuo scopo. Se non vivi la vita e non intraprendi il viaggio, allora ti stai perdendo la vita. Non chiedere cosa c'è sulla strada, percorri il viaggio. Non importa quanto sia difficile la tua vita, essere vivi è un dono prezioso. Siamo vivi, io sono viva, siamo seduti qui. Sai una cosa, dovremmo amare questo dono, il fatto di essere vivi, e sperimentare la vita il più possibile, aprendoci ad essa. Grazie per aver ascoltato.
Concludiamo con un regalo per voi, una frase di Gilbert Chesterton. La ragione per cui gli angeli sanno volare è che si prendono con leggerezza.